Manovra economica, attesa per le decisioni del governo sulle pensioni ai medici. L'AFNOM CEO in Vaticano per la campagna Grazie Dottore, illustrata la dichiarazione per la riscoperta del medico di famiglia. Assassinio in Calabria della dottoressa Francesca Romano. Anelli chiede giustizia e interventi immediati a tutela di medici e operatori sanitari. Gengive sane per salvare il sorriso. Conferenza stampa alla Camera per il progetto CDP CAO Nazionale. C'è attesa nel mondo della professione medica per le decisioni del governo sulla norma inserita nella legge di bilancio che incide pesantemente sul rendimento della quota retributiva della Cassa Pensione Sanitari. Una misura che andrebbe a colpire circa 50.000 medici con pesanti ripercussioni sul Servizio Sanitario Nazionale a causa dell'abbandono in massa e inaspettato degli almeno 6.000 medici ospedalieri che hanno già maturato i requisiti per l'uscita dal lavoro. Inevitabili gli effetti negativi sulle liste d'attesa, che il ministro della Salute Orazio Schillaci si propone invece di ridurre. Proprio per questo si susseguono gli incontri dello stesso ministro Schillaci con il ministro dell'Economia Giorgetti e del Lavoro Marina Calderone. L'obiettivo è quello di trovare una soluzione tramite un maxi emendamento che dia risposte ai professionisti in tema di diritti acquisiti. Un impegno accolto con favore dal presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, che ha però dichiarato di considerare giusto lo sciopero annunciato dai sindacati se non arriveranno risposte convincenti da parte del governo. Apprezziamo l'impegno del ministro Schillaci nel voler trovare soluzioni efficaci per superare il problema del taglio pensioni nei confronti dei medici, così come apprezziamo la disponibilità della ministra Calderone e del ministro Giorgetti a incontrarsi con il ministro Schillaci e a individuare soluzioni che possono in qualche maniera soddisfare i professionisti. Siamo impegnati ovviamente a sostenere queste iniziative, ricordando però che il tema del disagio che viene fuori dalla professione è un tema profondo, che viene fuori da lungo tempo e che ha bisogno oggi non soltanto di soluzioni legate alle questioni pensionistiche, ma al peso reale che la professione deve avere all'interno del sistema sanitario nazionale. A tale proposito, appare opportuno anche che in vista di una riformulazione generale dell'organizzazione dell'AIFA, la federazione sia presente agli interni degli organismi proprio per garantire i medici che sono i prescrittori dei farmaci che vengono autorizzati dall'AIFA. È stato il Pontificio Collegio Teutonico all'interno della Città del Vaticano ad ospitare nei giorni scorsi la presentazione della campagna Grazie Dottore, thankyoudoctor.org, promossa dall'associazione no profit di medici Somos Community Care, che riunisce più di 2.200 medici a New York per aiutare pazienti immigrati ed è sostenuta dalla Pontificia Accademia per la Vita, oltre che da altre organizzazioni mediche, infermieristiche, civiche e accademiche. Nel corso della conferenza è stata presentata la dichiarazione per la riscoperta del medico di famiglia, che intende ricordare ai governi, alle istituzioni pubbliche e ai sistemi sanitari la necessità di rimettere al centro la figura del medico di base. Si vuole recuperare una centralità del medico di famiglia, ha sottolineato Monsignor Renzo Pegoraro, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita, affermando che con l'addizione medico di famiglia si dà importanza al contesto in cui il paziente vive e in cui abitano le persone che gli sono accanto, insieme ai legami affettivi e sociali. Un contesto nel quale il medico possa essere il primo e fondamentale interlocutore per chi ha bisogno di cure. Un concetto ribadito anche da Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che ha sottolineato l'importanza di rimettere al centro dell'attenzione dei sistemi sanitari il rapporto medico-paziente e il riconoscimento del lavoro quotidiano di milioni di medici che si impegnano nella cura dei malati.
Giusto perciò, ha aggiunto, definire i medici buoni samaritani per il loro impegno nei confronti dell'umanità bisognosa di cura. Sono grato al Presidente Anelli per aver accettato l'invito per venire a presentare il lancio di questo documento che stamattina abbiamo presentato al Santo Padre per la riscoperta del medico di famiglia. È un'iniziativa che vuole essere mondiale e che parte dagli Stati Uniti, da un'associazione importante di medici, appunto, di famiglia. L'Italia ha un sistema sanitario nazionale straordinario, il cui cardine, io credo, sia proprio radicato nel legame tra la medicina e le famiglie. Io credo che questo legame con il territorio è ciò che rende gli ospedali virtuosi, ciò che li rende vicini anche al territorio attraverso questo ponte straordinario, che è un ponte che permette di riscoprire anche nella medicina quella dimensione fiduciale senza la quale io credo sarebbe davvero difficile la coesione stessa del paese. Ecco perché che anche in Italia si riscopra questa occasione di rinforzare il rapporto umano tra il medico e la famiglia, il che vuol dire il rapporto non solo con il paziente, con i nipoti e con i nonni, con la storia e con il futuro. Già solo pensare questo, si comprende quanto sia particolarmente prezioso questo incontro di oggi, e quindi mi auguro che l'Italia intera possa beneficiare di questa nuova passione che unisce attraverso i medici i legami familiari per una salute che aiuta a vivere tutti meglio. E sull'importanza di un forte rapporto di fiducia tra medico di famiglia e paziente si è soffermato nel suo intervento anche il presidente della FNOMCEU, Filippo Anelli. Un rapporto, ha detto, fondato sull'interesse primario della persona e sul suo bisogno di salute che si instaura grazie alla libera scelta del medico da parte del cittadino. Un rapporto che rispecchia i principi etici indicati nel codice di deontologia medica, che rispetta le reciproche autonomie e si fonda sulla comunicazione come tempo di cura. Una campagna per rilanciare il ruolo del medico di medicina generale. Un grazie a Papa Francesco, a Monsignor Paglia e all'associazione SOMOS per aver voluto organizzare in Vaticano questa campagna e questo appello, un appello che riguarda soprattutto il modo di essere medici, un rapporto tra medico e cittadino che si instaura in maniera specifica proprio tra medici di famiglia e il suo assistito. Una campagna che vuole sottolineare il carattere olistico della relazione, la capacità cioè di interpretare i bisogni del paziente guardando nella sua dimensione più ampia, guardando al disagio anche quello sociale, guardando al disagio anche quello ambientale. Un medico di famiglia quindi che diventa simbolo dell'educazione, allo stesso tempo della prevenzione, ma anche quello che può in qualche maniera dare risposte ai cittadini utilizzando gli strumenti della tecnologia e utilizzando la medicina specialistica. Un medico di famiglia capace di rendere umani i sistemi sanitari nazionali, capace di interpretarne il vero ruolo, la vera mission, che è quella di pensare sempre al bene del paziente. E a conclusione di una manifestazione in cui la figura del medico è stata considerata non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche per l'impegno civile accompagnato sempre da sentimenti di umanità e di solidarietà, non poteva mancare da parte del presidente Filippo Anelli un pensiero commosso ai tanti malati, soprattutto bambini e anziani, vittime della guerra negli ospedali di Gaza. Dal presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Italiani, un pensiero e insieme un appello perché cessino al più presto le violenze e si risparmi la vita a tanti innocenti.
in questo posto meraviglioso ai piedi della Basilica di San Pietro in Vaticano, nel cimitero teutonico, non possono che venire le riflessioni sul rapporto tra professione e guerra. Noi abbiamo condizionato il nostro modo di essere proprio al bene del paziente e ogni lesione che si ha, soprattutto con la guerra, lacera le nostre coscienze. Quello che sta avvenendo in Medio Oriente, nella guerra, nella striscia di Gaza, ci ferisce come medici profondamente. Siamo rimasti inorriditi di fronte a quelle che sono le violenze che sono state utilizzate nei confronti dei civili e soprattutto dei bambini, nell'uso indiscriminato della forza anche nei confronti dei malati, degli ospedali. Lanciamo un appello perché si possa in qualche maniera sgombrare quegli ospedali, metterli in situazioni di sicurezza perché siano rispettate le convenzioni internazionali, quelle di Ginevra, che prevede, come dire, un rispetto degli operatori sanitari, dei medici che lavorano per salvare vite umane. Indignazione e sconcerto da parte di tutta la professione medica di fronte all'ennesimo barbaro assassinio di una dottoressa vittima di un agguato al termine del suo turno di lavoro. Si tratta questa volta di Francesca Romano, colpita a morte a Santa Caterina d'Aspromonte insieme al marito Antonio Napoli, rimasto ferito dai colpi di fucile sparati contro l'auto della coppia al ritorno dalla guardia medica. Immediata la reazione del presidente della FNOMCEO Filippo Anelli, che ha chiesto ancora una volta al governo e alle autorità competenti un intervento immediato per assicurare giustizia alla collega assassinata e sicurezza ai medici e a tutti gli operatori sanitari. Siamo scioccati dalla notizia del barbaro omicidio di Francesca Romeo, collega che è ammazzata dopo aver terminato il turno in guardia medica. Siamo vicini al marito che è stato anche lui ferito nell'agguato mortale della moglie Francesca Romeo. Ancora una volta la professione paga un prezzo altissimo e chiediamo ovviamente protezione, perché il diritto alla sicurezza sia un diritto esigibile è garantito a tutti i cittadini, a tutti i medici. Esprimo la vicinanza all'Ordine dei Medici di Reggio Calabria, al suo presidente, Pasquale Veneziano. Chiediamo alle istituzioni di fare giustizia e di rendere, come dire, il più possibile elevato il livello di sicurezza di tutti gli operatori sanitari. Gengive sane per salvare il sorriso. È questo lo slogan del progetto presentato nella sala stampa della Camera dei Deputati da CDP in collaborazione con la Commissione Albo Odontoiatri Nazionale della FNOMCEO per estendere a tutti gli odontoiatri italiani l'applicazione delle linee guida nazionali per il trattamento dei primi tre stadi della parodontite. L'obiettivo è quello di guidare il professionista nel trattamento della malattia alla luce delle evidenze scientifiche più recenti, affinché l'infiammazione gengivale, che può essere trattata con successo, non comporti conseguenze come la parodontite grave fino alla perdita dei denti. L'iniziativa, come ha spiegato Iandolo, si articola in due conferenze online aperte a tutti gli odontoiatri e agli igienisti dentali, un corso FAD con crediti ECM, un Easy Journal e altre pubblicazioni, sia di natura scientifica che divulgativa. A rilanciare i contenuti anche una campagna congiunta sui social e sui canali di comunicazione della CAO nazionale e della CDP, come spiega Elena Boscagin, segretario della CAO nazionale. Nella prestigiosa cornice della Camera dei Deputati si è tenuta la conferenza stampa alla presenza dell'intera Commissione Albo Odontoiatri Nazionale per presentare il progetto CAO CDP.
È un progetto di cui andiamo molto orgogliosi per diffondere sull'intero territorio ed arrivare a tutti i 64.000 odontoiatri iscritti le linee guida che la CDP ha preparato negli ultimi 5 anni. Siamo orgogliosi di questa collaborazione e speriamo di diffondere davvero un messaggio importante, la correlazione della parodontite con le malattie sistemiche. Quasi 40 sedi hanno aderito a questo progetto. Di questo ringrazio i vertici della Commissione Albo Odontoiatri e anche della Società Italiana di Parodontologia.